Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 97esima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata parlando da Audacity e delle polemiche che sono nate a seguito della decisione da parte del team di sviluppo di Audacity di introdurre la telemetria all'interno del software. Il tempismo con la quale questa funzionalità è stata introdotta è, ho fatto una metafora sul blog, è come un brufolo sulla guancia nel giorno del proprio matrimonio. Perché? Che cosa è successo? Questo annuncio è stato fatto subito dopo l'acquisizione da parte di Muse Corp di Audacity, e quindi tutti quanti hanno gridato allo scandalo, al complotto, aiuto, si salvi chi può, il software verrà snaturato e chi più ne ha più ne metta. E niente, ovviamente il panico si è scatenato perché uno fa 2 più 2, le coincidenze esistono, però delle volte uno si spaventa per certe coincidenze. Comunque, non c'è attualmente nulla di cui preoccuparsi per quanto riguarda la telemetria di Audacity, perché gli sviluppatori hanno deciso di introdurre all'interno di Audacity una telemetria di base che verrà usata principalmente a fin di bene. Perché? Innanzitutto vediamo di capire come funzionerà la telemetria in Audacity. La telemetria di Audacity sarà strettamente facoltativa, disabilitata per impostazione predefinita e nessun dato verrà condiviso a meno che non si scelga di accettare o abilitare la telemetria. La telemetria funziona soltanto nelle build create da GitHub, da repository ufficiali. E se compiliamo Audacity dal sorgente, troveremo in CMake un'opzione per abilitare il codice della telemetria. Quindi anche in questo caso sarà disattivato per impostazione predefinita. Quindi non dobbiamo preoccuparci, non è una telemetria alla Windows che la subiamo passivamente. Essenzialmente, perché è stata introdotta la telemetria in Audacity? Beh, è per aiutare gli sviluppatori di Audacity nell'identificare tempestivamente i vari problemi che possono sorgere. Audacity, sapete, è ampiamente utilizzato da diverse tipologie di utenti su diverse piattaforme. Gli sviluppatori però non hanno informazioni sulla stabilità delle applicazioni sulle varie piattaforme e quant'altro. E quindi hanno bisogno di un modo per avere informazioni al riguardo, ma hanno bisogno anche di un modo per prendere decisioni informate su quali versioni del sistema operativo supportare, perché magari sappiamo che viene utilizzato soltanto su quel tipo di versioni da lì in poi di Windows e quant'altro, quindi magari possiamo decidere di rimuovere il supporto a una vecchia versione e cose di questo tipo. Ma anche avere informazioni sulle funzionalità introdotte e sugli eventuali problemi. Uno su tutti, ad esempio, recentemente con Audacity 3.0 è stato introdotto un nuovo formato di salvataggio. Ebbene, quello è stato testato sfruttando la community del forum di Audacity, però appunto è stato un test ristretto. La telemetria avrebbe potuto aiutare anche in questo caso ad avere un test più ampio e più dati da poter analizzare. Comunque, fatto sta che adesso la telemetria è stata introdotta, che è disabilitata per impostazione predefinita, quindi per adesso non dobbiamo avere paura, e speriamo che serva per migliorare il software e speriamo che poi col tempo non diventi una telemetria alla Windows, ma credo proprio di no. Passiamo adesso a una notizia interessante che arriva dalla Linux Foundation, che ha avviato un nuovo progetto chiamato AgiStack Foundation. La AgiStack Foundation nasce con lo scopo di migliorare l'efficienza dell'agricoltura globale attraverso la creazione, manutenzione e miglioramento di una infrastruttura digitale gratuita, open source e quant'altro, riutilizzabile, quindi possibile utilizzarla senza limiti, aperta e specializzata per raccolta di dati, per applicazioni specifiche nel campo agricolo. Sapete bene che anche l'agricoltura, come qualsiasi altra attività umana, può essere perfezionata, e a maggior ragione perché non perfezionare utilizzando strumenti open source, e quindi la AgiStack Foundation va in questa direzione. Ci sono numerose aziende leader nel settore tecnologico, ma anche dell'agricoltura, che hanno deciso di far parte di questa fondazione, ci sono anche università e quant'altro, ed è un progetto interessante. Su MarcosBox trovate maggiori informazioni, trovate il link alla pagina ufficiale della AgiStack Foundation con informazioni su quello che verrà fatto, sui vari membri che ne faranno parte e quant'altro.
Quindi andategli a dare un'occhiata, è davvero un progetto interessante. Passiamo adesso a una notizia riguardante System 76. System 76 ormai lo conoscete tutti quanti. È un brand americano specializzato nella commercializzazione di computer equipaggiati con Linux. È conosciuta di più per via della sua distribuzione Pop!OS, che è una derivata di Ubuntu con delle impostazioni differenti, con un layout differente della shell, ma anche con una serie di ottimizzazioni. Una distro anche molto apprezzata. Questo brand è anche molto apprezzato, e soprattutto in territorio americano, perché noi qui in Europa possiamo sì acquistare i loro prodotti perché possiamo farceli spedire, però non abbiamo supporto e non abbiamo reseller che possono vendere, quindi per noi ci va un po' male. Comunque, apro e chiudo la parentesi, su Marcos Box, non so se avete notato, sulla destra c'è un pulsante che vi rimanda a Tuxedo Computer, che è un brand tedesco, quindi situato sul territorio europeo, anch'esso specializzato nella vendita di computer equipaggiati con Linux. E fra l'altro è possibile sfruttare un piccolo codice sconto per i lettori di Marcos Box, quindi se acquistate un computer da Tuxedo Computers utilizzando il codice sconto di Marcos Box che trovate nell'apposita pagina dedicata, avrete un piccolo sconticino che male non fa. Quindi se volete supportare queste realtà, anzi dovete supportare queste realtà perché contribuiscono anche loro alla diffusione di Linux e del software libero, quindi vanno incoraggiate, vanno sostenute. Torniamo comunque al sistema 76 e al suo nuovo prodotto. Se ne era parlato già diversi mesi fa, sono stati fatti alcuni teaser, era stato pubblicato parte del codice su GitHub. Che cosa ha fatto System 76? Adesso ha lanciato una tastiera meccanica chiamata Launch. È una tastiera meccanica progettata per essere comoda, completamente personalizzabile e per rendere il nostro flusso di lavoro più efficiente. Ovviamente la tastiera è una tastiera meccanica, c'è possibilità di scelta dei tipo di switch, ci sono due switch fra i quali è possibile scegliere, che non sono due switch mainstream, quindi non sono i classici switch Cherry, e sono anche dei switch con un sound che è davvero interessante. Su Marcos Box trovate il link per poter ascoltare il soundcheck di questi switch. La tastiera è compatibile con Linux, Windows e macOS ed è completamente open source, quindi sulla pagina GitHub trovate tutti i sorgenti della tastiera, del software che viene utilizzato per configurare la tastiera e tutte quante le informazioni riguardo la tastiera. Praticamente tutto quello che vi tutto lo scibile su questa tastiera. Il firmware che utilizza è anch'esso un firmware open source. Che dire, è un progetto open source dall'inizio alla fine, dalla progettazione sino al software che la fa girare. Però non è una tastiera alla portata di tutti perché ha un prezzo che non vi spoilerò, andatevelo a leggere. Un prezzo importante, un design con un layout internazionale, quindi non potete acquistare col layout italiano, è una tastiera con layout TKL, quindi più piccolo, non avete il tastierino numerico, e per me è una cosa un punto particolarmente contro, perché io senza tastierino numerico non so vivere. Io ve lo dico, vi confesso questa cosa. Ci sono alcuni pin che utilizzo per il lavoro e quant'altro, che non li so a memoria, cioè il mio cervello non li conosce, quindi di conseguenza ogni qualvolta devo andare a digitarli, vado di memoria muscolare delle dita, quindi se io non ho il tastierino numerico io non riesco a digitare il pin, quindi vi dico come sto combinato io. Quindi una tastiera di questo tipo per me è bella perché è piccola e compatta, si recupera tanto spazio, è più semplice gestire il mouse, però c'ha questa mancanza. Oltretutto non è una tastiera per tutti perché ha anche un design un po' particolare di alcuni tasti, quindi sarà difficile trovare i keycaps compatibili, praticamente non ci sono keycaps compatibili per quanto riguarda la barra spezzatrice e altre cose, perché non, di quelle dimensioni, da quel che mi è stato detto da parte di alcuni lettori più nerd di tastiere, praticamente quasi impossibile trovare soluzioni di questo tipo, però tant'è comunque che
chi l'ha provata dice che, o meglio, loro dicono, System 76 dice che chi l'ha provata, l'ha apprezzata e l'ha giudicata una buona tastiera. Su Marcosbox ovviamente trovate tutte le informazioni su questa tastiera, col prezzo, con foto, con soundcheck e quant'altro, quindi andategli a dare un'occhiata. Io resto fedele alle mie tastiere a membrana, io non capirò mai questa mania di queste tastiere meccaniche. Sì, lo capisco la mania delle tastiere meccaniche perché sono più precise e quant'altro, però Madonna mia, io che nervoso che mi fa. Io già non sopporto il suono della mia tastiera a membrana, figurati con quella meccanica, sentire tac tac tac, perché c'ho la delicatezza di uno scaricatore di porto quando scrivo, quindi immaginate con le tastiere meccaniche il bordello che farei. Perché scrivo veloce e scrivo pesante. Comunque, ripeto, c'è da dire che tra i due switch che sono stati proposti, ce n'è uno che ha un sound molto, molto carino, i Royal, che secondo me, così come l'hanno pubblicizzato loro, ma è vero, è adatto anche per chi fa parecchie videoconferenze, quindi non vuole il ritorno del tasto. Secondo me quella è una se avessi la disponibilità economica e volessi fare una pazzia di comprare una tastiera di questo tipo, la prenderei con gli Switch Royal. Comunque, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Passiamo adesso al blocco finale con le ultime due notizie di questa settimana. Parliamo adesso, torniamo a parlare meglio di Gingpad A1. Qualche mese fa vi avevo parlato di JingOS, avevo fatto anche una video recensione di questa distribuzione. È una distribuzione Linux che andrà a equipaggiare il JingPad A1, il primo tablet Linux di livello consumer al mondo basato su architettura ARM. Di questo dispositivo sapevamo le specifiche tecniche, ma non erano state ancora date maggiori informazioni, ad esempio sul prezzo, sulla commercializzazione e quant'altro. Bene, qualche giorno fa è stato pubblicato un video che spiega alcune di queste, svela alcune di queste cose. Il progetto verrà lanciato il prossimo 15 giugno sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo e verrà distribuito ai primi 100 beta tester a partire dal 30 di giugno 2021. Se tutto andrà per il verso giusto, le spedizioni del prodotto finito, di quello commercializzabile, diciamo così, partiranno a partire dal 27 settembre 2021. Nota dolente che il JingPad A1 nella versione Wi-Fi, senza tastiera perché la versione base è soltanto il tablet, con una configurazione 8 GB di RAM, 256 GB di ROM, Wi-Fi only, e processore Unisoc Tiger T7510 con 4 Cortex A75 da 2 GHz e 4 Cortex A55 a 1,8 GHz, avrà un prezzo di $549. Quindi un progetto interessante perché ovviamente sfido chiunque dei nerd all'ascolto, di voi pinguini all'ascolto, a non volerci mettere le mani su un dispositivo di questo tipo, però il prezzo è completamente fuori mercato. Perché a quel prezzo, sapete bene, uno se deve spendere tutti quei soldi si butta su qualcosa di commerciale. Puoi buttarti su questo prodotto soltanto se sei un utente Linux di quelli enthusiastic, come vengono definiti, che ama la follia Linux e che è disposto anche a spendere questo tipo di cifre per un prodotto di questo tipo. C'è da dire, piccola critica che si può fare al riguardo, è che l'annuncio di queste nuove informazioni è stato dato sul canale di Jingling Tech, che sarebbe la società che sviluppa questo tablet. Ebbene, è stato dato sul canale YouTube di questa società e il video che è stato caricato è stato registrato con macOS, con Google Chrome come browser che veniva utilizzato per gestire la chat, il video e quant'altro,
e con il sottofondo dei file salvati nei formati proprietari Microsoft Office. Che dire, un buon inizio per un prodotto di questo tipo. Io mi sarei aspettato che almeno nella, in questo video che è stato caricato ci fosse una presentazione registrata da un computer equipaggiato con Linux, utilizzante Firefox, utilizzante un formato per la presentazione, un formato libero. Invece no, tutte e tre, proprio uno appresso all'altro, presenti in questo video. Vabbè, era giusto per far notare questa cosa. Infine, restando sempre in Cina, c'è stato il rilascio di Deepin Linux 20.2.1. Questa nuova minor release va a aggiornare il sottosistema a Debian 10.9, introduce aggiornamenti minori, ottiene il pieno supporto al CPU Intel di undicesima generazione, cosa molto importante. Quindi per chi ha un hardware nuovo, adesso può installare questa distribuzione e non avere problemi di sorta. Migliora la stabilità e la compatibilità delle varie applicazioni di sistema e ci sono ben 54 patch di vulnerabilità CVE che sono state integrate di default, quindi andato a correggere tutti i problemi finora riscontrabili. Come dicevo, non manca il consueto lavoro di ottimizzazione sia di Pin Desktop Environment che delle applicazioni che fanno parte dell'ecosistema di Pin, quindi che compongono il Pin Desktop Environment. Ovviamente per il changelog completo, per il link al download, vi rimando a leggere il sito ufficiale di Pin che trovate linkato su Marcosbox. Prima di concludere qui questa puntata, lasciatemi fare un piccolo momento spottone per gonfiarmi di orgoglio e quant'altro. Qualche settimana fa sono stato contattato dal direttore del sito Agenda Digitale U, il principale portale italiano che si occupa di tematiche come cittadinanza digitale, sicurezza informatica, Industria 4.0, infrastrutture digitali e quant'altro. È un punto di riferimento italiano, uno dei siti più letti su queste tematiche. Bene, sono stato contattato dal direttore appunto di Agenda Digitale U per scrivere un articolo per dare la mia opinione su quello che sta succedendo nello scontro Russo-Movimento 5 Stelle e per parlare di soluzioni open source per quanto riguarda le votazioni elettroniche. Ho pubblicato un articolo, o meglio, ho fornito questo articolo, è piaciuto, è stato pubblicato sul sito, quindi lo potete leggere cercando la parola chiave Rousseau oppure cercando Marco Gelli. Quindi recatevi su Agenda Digitale, mettete una di queste query e vi uscirà il mio articolo dal titolo Democrazia Digitale, l'Italia è pronta? La lezione dello scontro Rousseau-Movimento 5 Stelle. Se avete tempo, andategli a dare una lettura, magari condividetelo sui social, esprimete qualche parere taggandomi e quant'altro, quindi mi farebbe un enorme piacere. Che dire, appunto, fatemi sapere la vostra. Con questa ultima notizia si conclude qui questa 97esima puntata del podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast. Però sapete dove trovarmi se vi manco. Mi potete trovare sul blog, mi potete trovare sul canale Telegram, mi potete trovare nel canale della community Telegram di Marcosbox, dove ci sono, io rispondo se mi evocate, ma anche se non mi evocate, perché sono comunque prezzemolino e sto sempre attivo. Mi trovate sui vari social, quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, insomma mi trovate ovunque, sono come la gramigna, sono infestante. Di nuovo, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ciao ciao!